Con l'esubero, ecco il mio esubero, è peccato buttarlo, e possiamo fare dei panini arabi. Che cosa ci occorre? Allora, 100 g di pasta madre non rinfrescata, 300 g di farina 00 e 150 g di acqua. Allora, io vado a pesare il mio esubero. Mettiamo tutti gli ingredienti nella ciotola. Allora, i 100 g di esubero, e cominciamo ad impastare con 150 g. Mettiamo anche un cucchiaino di miele. Cominciamo ad impastare. Potete farlo anche con il gancio, con la planetaria. Io oggi mi va di farlo a mano. Comunque l'esubero non era freddo, l'ho fatto stemperare per 2 ore a temperatura ambiente. Mentre impastiamo, aggiungiamo un cucchiaino di sale e formiamo una palla liscia. Ecco il nostro impasto pronto. Adesso formiamo delle pagnotte da 100 g e le stendiamo subito con il mattarello. Prendiamo della farina di semola e stendiamo i nostri panini arabi. Ecco i nostri panini arabi, adesso li facciamo lievitare sulla carta forno infarinati. In questo modo, e coperti con la pellicola, sempre in forno con luce accesa per 2 ore e dopo inforniamo. Dopo 2 ore togliamo la pellicola e inforniamo i nostri panini arabi a 200 gradi per 10-15 minuti. Vedete in cottura come si stanno gonfiando i nostri panini. Eccoli pronti i nostri panini arabi, leggerissimi, pronti da farcire. Inforniamo gli altri. Ecco il nostro pane arabo, è leggerissimo, non c'è mollica all'interno e lo possiamo aprire con un coltello e farcirlo con verdure, salami e formaggi. Non dimenticate di non buttare l'esubero. Si possono fare tantissime cose e poi veramente buone e leggerissime. Non c'è cosa più buona del pane.